bisognerà fare molta attenzione a come ci si deve preparare per la maratona, perché è giustamente detto, bisogna reidratarsi, bisogna mangiare, bisogna naturalmente dare la benzina ai muscoli, quindi zuccheri, ma ci si deve innanzitutto preparare. Noi abbiamo Yader Fabbri, che ci ha seguito durante tutto il Giro d'Italia, il nutrizionista coach del ciclismo e non solo, perché segue tra gli altri anche il grande Jorge Lorenzo, motociclista, esatto, della 500, e insomma ci accompagna attraverso quelli che sono i giusti insegnamenti per preparare una maratona. Intanto qui siamo di fronte a un corridore che probabilmente ha finito il Sella Ronda e che restituisce il chip della bicicletta. Allora, dobbiamo anche dire che il Sella Ronda non porterà ad una classifica ufficiale, c'è solamente un primo arrivato, un secondo arrivato. Qual è la differenza? La differenza in realtà c'è, perché non risulterà agli archivi e agli annali. Ecco, questa è la differenza, cioè il loro nome non lo troveranno, mentre il nome di chi giungerà primo, secondo e terzo alla media o alla maratona verrà poi scritto naturalmente sui libri. Allora, dicevo, nutrizione importante, durante certamente, dopo altrettanto importante, ma perché no, anche prima di un evento così duro come questo della Maratona delle Dolomites. Yader Fabbri. Per affrontare la Maratona delle Dolomiti, la cosa fondamentale nella fase pre-gara è assolutamente cercare di mantenere la calma insulinica. La calma insulinica come la possiamo ottenere? Principalmente con due strategie fondamentali. Se utilizziamo degli alimenti, la cosa fondamentale sarà cercare di utilizzare carboidrati derivati dal riso oppure dalla pasta integrale, che sono carboidrati a medio-alto indice glicemico. Sarà fondamentale bilanciarli con una fonte proteica magra come quella dell'uovo oppure quella dell'affettato magro, anche insieme a una nobile fonte di grassi essenziali come quelli delle noci o delle mandorle oppure anche quella dell'olio. Una cosa molto importante potrebbe essere, ok, la strategia con gli alimenti, oppure utilizzare anche una strategia di alimenti già pronti, ma mi raccomando a basso indice glicemico, controbilanciati sempre anche da una fonte proteica, e se vogliamo migliorare la nostra performance anche una buona fonte di cacao ad alto contenuto di polifenoli potrebbe essere fondamentale. Sembra difficile, ma non è così difficile. Insomma, bilanciare proteine e carboidrati, in sintesi. Salutiamo Daniele Gioffredo.